Noi riteniamo che i lavoratori debbano, in maniera consapevole, in maniera soprattutto volontaria e in maniera libera, poter aderire o non aderire al fondo d'espero. Ad oggi su 1.400.000 tra insegnanti, personale amministrativo, quindi ATA, ed educatori delle scuole, solo 150.000 hanno aderito al fondo espero, quindi ci sarà una ragione per cui quando si è assunti tutti hanno detto no. E certamente noi siamo coscienti e consapevoli che sia necessaria una previdenza complementare, perché ormai col sistema contributivo puro si avrà solo una parte di quello dello stipendio che serveva prima quando si andrà in pensione, una minima parte addirittura nei prossimi anni andrà sempre, diminuirà questa parte fino ad arrivare al 65%. Ma è anche vero che esiste un fondo del comparto che si chiama estero, ma esiste anche un fondo complementare, per esempio anche con le assicurazioni bancarie. Allora, a questo punto però i lavoratori devono essere coscienti, devono sapere a che cosa andranno incontro in futuro e dovrebbero essere liberi. Purtroppo invece questo accordo cosa fa? Questo accordo pretende che entro 9 mesi 1.300.000 persone della scuola riceveranno una comunicazione dove gli si dirà che sono stati iscritti al fondo e potranno disdire entro un mese dall'adesione a questo fondo, addirittura retroattivamente dal 2019, e sia il personale di ruolo sia il personale anche precario. Questo significa che per chi non farà questa disdetta dovrà pagare 1.000 euro di arretrati, se vediamo una percentuale anche di 20 euro al mese di adesione al fondo, per i 4 anni precedenti avrà una trattenuta di 20 euro al mese, che è il minimo che si ha di adesione al fondo. Allora, noi vogliamo chiarezza. Come sindacato ANIF abbiamo chiesto di poter per tempo aderire al fondo espero, quindi potevano essere tavoli, purtroppo non ci hanno convocato, ed è per questo che comunque denunciamo l'illegittimità di questo accordo, perché comunque un accordo del silenzio assenso, senza invece il pieno consenso dei lavoratori, per noi non è un accordo giusto, perché bisogna informare i lavoratori, e lo faremo nelle assemblee in tutta Italia.